stiamo aspettando il bus navetta, che ci sono molti, molti fedeli e pellegrini che accorrono con gli organetti per onorare e lodare Maria. E poi con il bus navette si andrà in campagna a prendere i covoni di paglia e tutte le donne, bambine, tutti quelli volenterosi e devoti di Maria, li portiamo in chiesa per benedire. E poi per portarla a destinazione che si farà il manto del carro con la protezione di Maria. È una tradizione secolare, dal 1800 circa, di cui ho partecipato anche io delle volte, portando con la fisarmonica e quant'altro. È bello vedere tanti forestieri con gli organetti. Siamo qui con Vincenzo, un veterano delle gregne della festa di Fontana Rosa di agosto. Vincenzo, da quanti anni tu partecipi qua? Da quanto tempo l'hanno accesso lo vicepilo? Prima mi hanno raccomandato mazzo e dopo lo vicepilo. Sarà almeno una trentina d'anni che con devozione è l'uomo più semplice di Fontana Rosa, è un bonaccione. Poi che si fa oggi? Che Come? Si fa? Si portano le gregne dove? Allora, qui si fa il cibo, poi si va a portare la Santa Maria, poi la Santa Maria sul mercato, poi Santa Maria, poi si va a casa del carro. Alla casa del carro, dove culminerà la festa, dove ci saranno tanti che si distribuiranno sedano, i panini con prosciutto, come avevo detto prima. Esattamente, acci e convento. Acci, noi chiamiamo acci. Acci, vabbè, non è lo puoi chiamare come vuoi. Grazie a Vincenzo. Siamo qui con Salvatore Fucci, l'artista, pittore e quant'altro, falegname numero uno doc. Salvatore, che ne pensi di queste gregne? Tu che sei pur un veterano come Vincenzo. Ma questo della tradizione che per un periodo furono sospese, poi negli anni 80 è stata ripresa, perché è un simbolo importantissimo per una comunità, che non si fa altro che girare intorno a quella che è la tradizione dei raccolti, non soltanto del raccolto del grano come simbolo che si fa il carro e cose varie, ma come proprio un momento particolare di condivisione. E oggi in effetti queste manifestazioni sono appunto a questo, per far rifletterci un po' quanto è bello stare insieme e onorare qualche cosa che la campagna ci dona in effetti. Allora Raffaele, da quanti anni porti le gregne? Ma le porti in testa oppure porto solo il quadro? Che allora una volta, no, il quadro non l'ho mai portato, ho portato sempre le gregne a tracollo, con la pune, una volta si portava con le forche come si usava tanti e tanti anni fa. Come la vedi sta festa quest'anno? Questa è una manifestazione, non deve mai finire, deve sempre proseguire finché che mondo è mondo, va e bene così? Non finirà mai. È una tradizione che io l'ho formato dal 1988, era quasi finita, era rimasto un suonatore solo e allora io l'ho preso in mano, passo dopo passo ho trovato tutta questa brava gente che sono stati disponibili anche ai fontanarosani, perché oggi questa che è una tradizione di sbinnonno nostro. E io sempre che sto qua cerco di la portare avanti, è tutto per me, mo ce n'ha mai.
Quasi, quasi due anni da fa, reintegrato gruppo. Oh.
andando dalla casa del proprietario che organizza questa manifestazione qua ogni anno, che si porta nelle gregne da casa sua in piazza. Conoscendo degli amici ho avuto l'opportunità di conoscere questo signore che organizza questa manifestazione delle gregne. La cosa veramente, sentendo proprio tutto, mi è molto emozionato, perché la Madonna è nostra madre, è lei che ci mantiene, è lei che ci regge, è lei che ci dà il futuro. Ecco perché mi trovo qua. Ho avuto il piacere di organizzare questo piccolo coro con due fisarmoniche, con una persona anziana di quasi 90 anni che suona l'organetto, e abbiamo cercato di venire qua. È il quarto anno che vengo, che faccio questo, e lo faccio con amore e con piacere, perché la Madonna merita questo. Questa festa del 4 giugno, la prima domenica del mese di agosto, è una festa tradizionale che poi ha le sue radici dell'antichità, perché anticamente gli agricoltori, i contadini portavano i propri covoni di grano, portavano questi covoni al santuario per ringraziare la Madonna della Misericordia. E questa tradizione ha subito dei cambiamenti, però in qualche modo è possibile vedere sempre questo legame con la tradizione, perché si fa un'unica processione di tutta la comunità da un punto del paese, della campagna, fino a giungere al santuario, dove c'è la benedizione di questi covoni di paglia che vengono poi portati alla casa del carro, la cosiddetta casa del carro, che serviranno per realizzare il manto del nostro obelisco di paglia costruito in onore della Madonna della Misericordia. Thank you.
Maria Brudebene a Fontanarosa. Non ce lo dimentichiamo mai. Oggi per Maria è festa, per me oggi è una grande festa. È questa grande tradizione che noi abbiamo a Fontanarosa e dei ricordi dei nostri sbinnonni. La siamo portate avanti e mi rivolgo anche ai giovani, la dovete portare avanti. Tanto ringraziamenti a Don Pasquale e a Nuzzo, che è sempre pronto e a disposizione. Grazie al sindaco. Giuseppe Pescatore, dottor Giuseppe Pescatore, che sta presente. E voi giovani, nuovi, fate improvvisare, dovete portare sempre la tradizione di Maria, e vogliamo la bene a Maria, perché Maria ci ha voluto bene. E forestieri, ringrazio a tutti, auguri a tutti, buon proseguimento, buon appetito a tutti e viva Maria! Quando si parla di Fontanarosa il pensiero ovviamente va a quella che è la sua caratteristica principale, cioè quello che rappresenta l'elemento fondamentale del nostro paese, che è il carro di Fontanarosa, l'obelisco di paglia di Fontanarosa, importante da un punto di vista tradizionale e folcloristico, ma anche da un punto di vista artistico, una tradizione che si tramanda di generazione in generazione, da più di 150 anni questa capacità di intrecciare la paglia. Ebbene, questa tradizione deve continuare e deve essere rivolta prevalentemente ai giovani. I giovani devono mantenere accesa la speranza e abbiamo tutti noi il dovere morale di doverla continuare, perché il carro rappresenta la nostra storia, la nostra cultura, le nostre radici, rappresenta la nostra tradizione. Un popolo senza tradizione è un popolo privo di anima. Ebbene, il carro rappresenta tutto questo, rappresenta la tradizione, la cultura, l'anima, l'essenza del nostro paese. Oggi c'è il trasporto del legregno, una tradizione diciamo, che si rinnova ogni anno, un momento importante che preannuncia la prossima tirata del carro, una tradizione che deve essere mantenuta e rivolta prevalentemente ai giovani, perché devono avere la forza e il coraggio di continuare. Perché dico questo? Perché ci sono tanti aspetti burocratici che noi come forza politica ogni giorno dobbiamo cercare di superare, e da parte nostra c'è piena disponibilità a lavorare nella giusta direzione, ma dobbiamo avere anche il conforto e il confronto con i cittadini, perché solo uniti alla fine vinceremo e porteremo avanti questa nostra tradizione. Vi voglio tanto bene, vengo apposta dalla Germania per la nostra festa di Fontanarosa, la bestia nostra Madonna, o carro, ci copia da Luigino là, e ho portato questa, guardala, è nella macchina, questa bella macchina che vogliamo portare anche noi due cregne, cioè il signor Bruno, il signor Pappone, signore tutti amici di Fontanarosa, anche il signor Vincenzo, è della festa a tutti, un augurio a tutte, e stiamo per, guardate qua,
facciamo la festa di 60 anni, signor padre, qui a vedere. Thank you.
faccia rossa, le pari una giurata, te voglio la novato, a come piace a me, te voglio la novato, a come piace a me. Una donna quando si
applauso a Vincenzo. Quindi, quando facciamo nessuno.